cagnolina, sono una cocherina di 5 anni, i miei genitori e il mio fratellino Jacopo mi adorano e vorrei dire non abbandonate gli animali, non abbandonate i miei amichetti a quattro zampe, perché noi sappiamo dare tanto amore, ma davvero tanto amore, e non meritiamo di essere maltrattati, trattati male. Spesso abbandonati o addirittura picchiati, quindi vi chiedo davvero non abbandonateci perché abbiamo bisogno dei nostri genitori, dei nostri padroni, perché noi viviamo per voi e sappiamo darvi affetto. Ciao a tutti e benvenuti nel mio dolce canale. Oggi nuovo video, un video un po' particolare, un video per una sensibilizzazione, per la sensibilizzazione sugli animali. Diciamo che è nato un po' così questo video perché io ho una ragazza che mi segue tantissimo, mi segue sempre, si chiama Alessia Venditti e mi ha raccontato insomma una storia un po' particolare della sua cagnolina e quindi ho deciso di fare questo video sia sul maltrattamento sia sull'abbandono degli animali. Siamo quasi a luglio, fine metà giugno adesso, metà giugno, non metà giugno, insomma, tra un po' inizieranno le vacanze, quindi sicuramente, sicuramente ci saranno gli abbandoni dei cani, gli abbandoni degli animali in generale. Io vi prego di non abbandonarli perché non ha senso che voi vi prendiate un cane, un gatto, quello che sia, ma soprattutto i cani, perché poi i gatti diciamo che sono un attimino diversi, insomma, riescono a gestirsi anche fuori casa. Non mi abbandonate i cani sull'autostrada perché non ha senso, cioè vi chiedono solo amore. Perché dovete abbandonarli oppure prenderveli per poi maltrattarli o abbandonarli? Allora vi spiego. Questa ragazza aveva un cane che si chiamava Laika. E questo cane gliel'hanno avvelenato, era sotto casa sua, lei ce l'aveva giù, penso forse ci avesse un giardino, non lo so, l'aveva lì e non solo gliel'hanno avvelenato, ma in quanto gli hanno anche ficcato un bastone nel sedere, che a quanto pare sia arrivato quasi nello stomaco, ma io dico che poi un cane buono, un cane che non dava fastidio a nessuno, ma io dico, ma il cervello, ma vi funziona, ma che cosa vi dice la testa? Ma per quale assurdo motivo fare una cosa del genere? Ma farla a qualsiasi animale è assurdo. Io a volte vedo su internet delle scene raccapriccianti e poi magari ci mettono pure gli smile che li ammazzano, che li bastonano. Ma che cosa vi frulla in questa testa pacata che avete, cara gente che maltrattate gli animali? Io vorrei capire, il cane non ti dà il cavolo, non ti piace, ti dà fastidio, ma perché lo devi avvelenare? Poi non solo l'hai avvelenato, gli hai pure ficcato un bastone, cioè ma voi siete fuori di testa, siete fuori di zucca, siete persone cattive. Siete persone cattive nell'anima, ma veramente io ho un cane, un cocker, l'avete visto sicuramente nell'intro del video e per noi è della famiglia, noi ce l'abbiamo in casa, noi l'amiamo, l'adoriamo, io andrò in vacanza, partirò per le vacanze, ma non è che io abbandono il cane per partire per le vacanze, cioè per me è una cosa proprio assurda, cioè il cane ti dà amore, ti dà affetto, ti dà amore tutto l'anno. Io nei momenti che sono stati per me difficili, il mio cane si chiama Lady, ha sempre capito, veniva vicino, mi leccava, quando è capitato che magari ho avuto momenti difficili che piangevo, lei era lì accanto a me e non si è mai mossa, scusatemi comunque. E non si è mai mossa, è sempre stata lì vicino a me, ma che cosa mi dice il cervello di maltrattarli? Di abbandonarli, cioè, ma come vi viene? Vi prendete un cane, lo regalate ai vostri figli, perché capita anche questo, lo regalate ai vostri figli per Natale, poi il giocattolino non vi va più bene perché è cresciuto, perché infastidisce, perché dovete partire per le vacanze, lo abbandonate, ma voi siete fuori di melone.
siete proprio su queste cose, vado in bestia, ragazzi, vado in bestia. Per me è assurdo che si possa pensare di maltrattarli o abbandonarli. Io addirittura ho visto una pagina su Facebook dove se li mangiavano, facevo vedere che li tagliavano a pezzi e poi facevo vedere che li cucinava, li mangiava, cioè ragazzi, ma cioè, voi state fuori di zucca proprio. Allora, io penso una cosa, che un cane, come qualsiasi altro animale, adesso sto parlando del cane, ma qualsiasi altro animale ha bisogno di cure e di attenzione, vi dà tanto amore, ma veramente il quintuplo di quello che voi potete dargli e potete regalargli. Prendetelo solo se effettivamente ve ne potete occupare, altrimenti lasciate perdere. Se sapete che non ve ne potete occupare, che avete una casa piccola, che quando dovete partire per le vacanze non avete nessuno, non potete portarlo in una pensione, non volete portarvelo dietro, non lo prendete. Non prendete un cane perché l'abbandono è assurdo. Io ho diversi cani, abbiamo raccattato per strada diversi cani che abbiamo giù in giardino. Certamente, insomma, non è che posso prenderli tutti, quelli che ne abbiamo giù, ne abbiamo in giardino, ne abbiamo una decina, ma l'abbandono è assurdo. Io per le mie strade vedo tantissimi, tantissimi, tantissimi abbandoni e tantissimi cani. E veramente, veramente vi spero insomma che questo video riesca a girare un po' e a sensibilizzare, lo so che sarà difficile, ma a sensibilizzare almeno qualcuno, cioè a dire a questo punto se proprio che non lo potete tenere, regalatelo, ma non è che lo lasciate in autostrada che è morte sicura, è morte certa e poi soprattutto la cosa ancora più brutta, non solo le abbandonate, ma in quanto li maltrattate. Il maltrattamento degli animali, a mio avviso, è come se tu stessi maltrattando un bambino, un anziano. Non si possono difendere, non si sanno difendere, non capiscono neppure la nostra cattiveria da dove giunge, perché per loro la cattiveria dell'uomo è sconosciuta, non ha un senso, non ha proprio senso di esistere questo accanimento e questa cattiveria come il maltrattamento che è stato fatto a Laika, ma il maltrattamento che è stato fatto a Laika sarà stato fatto a tantissimi altri cani, gatti o qualsiasi altro animale. Cioè è assurdo che ancora oggi non ci sia una legge che li tuteli e che ci tuteli. Cioè io vedo che in America addirittura vedo dei programmi su Real Time che solo per il solo presunto maltrattamento, ti tolgono il cane e vai in galera. In Italia non c'è una legge del piffero, perché non c'è una legge del piffero che faccia questo. Fanno chiacchiere, ma poi in realtà i fatti non ci sono. No, se c'è l'abbandono del cane, se noi ce ne accorgiamo, c'è una sanzione. Ma che sanzione? Ci deve essere l'arresto, perché queste persone vanno arrestate. E soprattutto se maltrattano gli animali. Il maltrattamento degli animali deve essere punito per legge, perché non esiste che ad oggi stiamo ancora così. Cioè è assurdo, è vergognoso. Italia, vergognati, veramente vergognati per non avere una legge, insomma, che ci tuteli se succede qualcosa ai nostri cani e tuteli gli animali, assolutamente. Ci vorrebbero più strutture, e soprattutto più strutture estive per poter portare i nostri animali e magari meno care, perché le poche strutture che poi ci sono, che ci permettono di portarci dietro i nostri amici a quattro zampe, magari sono anche tantissime, sono anche carissime, non tantissime, sono anche carissime e quindi spesso si tende a scegliere una struttura diversa. Quindi attrezzatemi un po' per gli animali, anche se adesso le strutture attrezzate sono veramente, stanno, insomma, si stanno ampliando, sono più, ce ne sono molte di più rispetto a prima. Però, insomma, dateci anche la possibilità di poterci portare i nostri amici a quattro zampe dietro, che per noi poi fanno parte della famiglia. Soprattutto non li abbandonate, non li maltrattate, perché loro vi amano, vi danno tanto amore incondizionato, perché ve lo danno incondizionatamente, anche se voi li sgridate. Io vedo Lady, il mio cane si chiama Lady, un cocker di 5 anni, che anche a volte la sgrido perché fa i pasticci.
Questa è la schedule, guarda con quegli occhioni da cover, con quegli occhioni da cover che non ti viene proprio, ti viene solo da smaciucchiartela. Quindi io mi chiedo come cavolo fate a maltrattarli soprattutto e poi pure ad abbandonarli. Insomma, io spero che questo video insomma abbia un po', se riuscite insomma fatelo girare. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do un forte bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale e spero di non avervi annoiato. Ovviamente non è un tema che tratto il mio canale, insomma magari sarò uscita un po' fuori tema, ma non credo perché... Non neanche più di tanto, perché il mio canale si chiama Il Dolce Mondo di Sara e nel mio mondo c'è anche il mio cane, nella mia famiglia c'è anche il mio cane, noi la consideriamo una di famiglia, come anche gli altri cagnolini che abbiamo giù nel giardino che mio padre ogni tanto preleva e aiuta, quindi non credo di essere tanto andata fuori tema. Io vi saluto, vi ringrazio, spero di non essermi dilungata troppo. Ho fatto un video di 10 minuti, io non sono per i video lunghi perché poi so che vi annoiano e li levate. Quindi iscrivetevi al canale, vi saluto, vi ringrazio e vi mando un bacio. Ciao!